nello stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Pensiamo a tutto, Signore, Madonna, la tua risurrezione, smettessa di tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per la gentilezza della tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, Maria, per la comunione al corpo e alla sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in questo rapporto. Ricordati, Padre, della tua Chiesa in tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Divino e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Giovanni, Angelo e Domenico, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti gli avuti che si affidano alla tua presenza mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti ami misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formata dal suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga a te, sia fatta la tua volontà, come in cielo sia in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia rimarremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella chiesa che si compia la vera speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto tra gli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e grazia secondo la tua volontà, che viva e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con te. E con il tuo spirito. Scambiatevi una segna di pace. Thank you.
Leggiamoci nella tua casa. Ci renda partecipi della ripresa.